Buonasera a tutti, sarò breve perché la giornata è stata molto intensa e con tante emozioni. L'esperienza di questi anni, e oggi è una giornata particolare perché le relazioni che abbiamo sentito vanno tutte in questa direzione. Da una parte delle conoscenze straordinarie che sono state generate in questi ultimi 30-40 anni e che hanno creato delle opportunità eccezionali per potenziare la nostra salute e il nostro benessere. Dall'altra, a partire dagli anni Ottanta, un degrado drammatico, ingravescente, senza possibilità di recupero. Qualsiasi considerazione di buon senso ci dice che il sistema culturale che caratterizza questi nostri 50 anni non ha gli strumenti per correggere, per arginare, per cambiare, per avviare il cambiamento in termini positivi. Questa è una certezza che noi abbiamo. La ricerca scientifica in questi ultimi anni, come dicevo, ci ha fornito degli strumenti straordinari, e se noi potessimo concentrarla in un unico obiettivo che ha raggiunto, è la scoperta della natura biologica della nostra mente. Per cui noi continuamente, anche nella vita quotidiana, facciamo riferimento alla nostra mente come noi stessi. Noi coincidiamo con il nostro pensiero, con la nostra capacità di giudizio, e nel fare questo sbagliamo interlocutore, nel senso che la nostra mente è un'antenna di una individualità biologica, energetica e percettiva astronomicamente più vasta, che pulsa attraverso miliardi di processi atomici, molecolari, energetici e percettivi ogni secondo della nostra esistenza. Quindi questa certezza che ci dà la ricerca scientifica, che ci ha dato la ricerca scientifica e ci conferma tutti i giorni che la nostra mente viene da una individualità che ci comprende tutti, questa certezza è quella dalla quale dipende lo sviluppo del nostro futuro e l'avvio di un cambiamento. È un cambiamento di tipo evolutivo. Noi con la mente guardiamo all'esterno, con queste conoscenze invece dobbiamo prima di tutto passare all'interno e cercare di interpretare i nostri pensieri, le nostre emozioni attraverso una domanda, una ricerca che ciascuno di noi deve fare sulle relazioni tra questi sintomi e le cause che sono organiche e vivono in noi. Bene, quindi dicevamo, il sistema non ha le competenze per poter gestire la complessità, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti, nelle pagine dei giornali e nei telegiornali della sera. Il nostro male, alla luce di queste conoscenze, ha un nome: analfabetismo biologico della vita quotidiana. Quindi questo, il progetto di alfabetizzazione che ci trova tutti più o meno analfabeti nei confronti del grande tema dell'esistenza, questo progetto di alfabetizzazione biologica della vita quotidiana è la prima delle energie rinnovabili che oggi possiamo distribuire attraverso la rete, attraverso i sistemi della rete. Ed è la prima energia alla quale dobbiamo ricorrere e possiamo ricorrere. Bene,
Queste considerazioni mi hanno portato a due proposte che abbiamo avuto stamattina il piacere di, sulle quali abbiamo avuto il piacere di ragionare e di confrontarci. La prima è: quando noi parliamo di salute, come facciamo a parlare di salute se non abbiamo un parametro condiviso? Il parametro condiviso, secondo me, è un passaporto della salute. Che cos'è il passaporto della salute? È un questionario biocomportamentale formulato da un gruppo multidisciplinare attraverso il quale, sfogliando questo questionario, ciascuno di noi si accorge che ogni momento della nostra giornata è salute, è un'opportunità di miglioramento e di apprendimento. Il secondo progetto è quello di formulare una petizione dedicata alla libertà di scelta terapeutica. Gli errori e le inadeguatezze del sistema sanitario in campo internazionale sono sotto gli occhi di tutti, ma di più, la salute è molto di più della malattia, è molto di più di quanto può avvenire nel migliore degli ospedali, e quindi c'è bisogno che quando parliamo di salute ci sia un accordo, una condivisione che deve alla quale dobbiamo partecipare tutti quanti. E quindi il primo strumento per poter, perché questo possa avvenire, è la conferma e l'opportunità di libertà di scelta terapeutica. L'articolo 32 della Costituzione ce la nega, perché affida la nostra salute alle decisioni di uno Stato, di un governo, che è impensabile. Il sistema è fallito, abbiamo bisogno di tutti. Quindi questo è il motivo per cui abbiamo scritto questo, il testo che verrà controllato e integrato con il contributo dei colleghi che partecipano ad ASIS, e questa petizione la indirizziamo al Presidente Matteo Renzi e al suo governo. Questi erano i pensieri che ci hanno portato in questi giorni a partecipare anche a questa bellissima manifestazione. Grazie. È da qui, perfetto. Vai avanti qua. È quello. Cos'è che vuoi? Perfetto, andiamo avanti, andiamo avanti. Avanti, 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 avanti. Ecco. Qui andiamo. Benissimo, sì, benissimo. Grazie. E questo qui? Questo qui. Qui vi faccio vedere due o tre belle immagini sulle quali ho avuto modo di fare una riflessione che vi propongo. Da bambino io ho avuto molti contatti, vivevo spesso in campagna, e quindi ho avuto l'opportunità di passare molte giornate in campagna con gli animali, eccetera, e mi è rimasto sempre questo piacere e questa esperienza. La dolcezza di questi contatti, di questi incontri, mi ha accompagnato nelle mie riflessioni, e vi propongo una serie di immagini e un'ipotesi. Qui vediamo un feto all'interno del sacco amniotico, e la prima sensazione che mi viene è un essere connesso, è connesso alla sua madre e all'interno, ed è protetto da questo sacco amniotico. È questo qui. Te lo mando avanti in bio. Grazie. Okay. Prossimo. Ecco, ci sono dei contatti interspecie, delle intese tra uomo e animali, e tra animali diversi, che, sulle quali ho riflettuto, e secondo me
è perché abbiamo, soprattutto noi mammiferi, abbiamo questo ricordo automatico di questa connessione primordiale che noi abbiamo avuto quando eravamo nel ventre della madre. Grazie. Guardate questa. Andiamo avanti. Una giraffa che si fa accarezzare da una zebra. Avanti. Questa bambina che avanti, addirittura qui mangiano insieme. Guardate questa proporzione così diversa. L'intesa, la fratellanza che c'è tra questo soggetto e il gorilla. Qui addirittura c'è un capriolo fuori dalla porta. Questa è l'ultima. Grazie.